Qual è il valore dell'acqua? Il valore dell'acqua anche in campo agricolo soprattutto, diciamo, ha un valore importante, comunque, perché diciamo che senza acqua non c'è vita, quindi il valore dell'acqua è importante, e è importante anche il lavoro che la bonifica svolge appunto per far sì che l'acqua arrivi, diciamo, a tutti. L'acqua è importante anche perché sull'acqua si basa l'agricoltura, quindi ciò che noi mangiamo, se un'acqua è inquinata, un'acqua è sporca, evidentemente ne risentiremo anche noi con la nostra alimentazione. Un centinaio di studenti delle quarte classi delle scuole superiori radunati nell'Aula Magna, gli esperti del sistema dei consorzi di bonifica e un'analisi approfondita, senza filtri, dell'ambiente che li circonda. In Emilia-Romagna si distribuiscono oltre 1.200.000 metri cubi d'acqua. Senza di questi la regione sarebbe completamente arida, ma i 20.000 chilometri di canali proprio in queste ore hanno contribuito in modo decisivo a scolare le piogge eccessive che sono cadute violentemente su un territorio cementificato e mutato e che diversamente sarebbe alluvionato e paludoso. Questo in sostanza l'avvio del tutto inatteso per tanti futuri periti agrari dell'Istituto Agrario Zanelli di Reggio Emilia in una giornata chiamata Acqua e Territorio Lab, dedicata interamente alla gestione e alla qualità delle acque, nata da una collaborazione attiva fra il Canale Emiliano-Romagnolo e l'URBER, l'Unione Regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna, e concretizzata grazie all'esperienza maturata in territorio reggiano in campo divulgativo proprio dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. La regione Emilia-Romagna è stata premiata sostanzialmente come una delle sei regioni più capaci di innovare in Europa. Io credo che questo sia fortemente legato alla nostra capacità di fare sistema, alla nostra capacità di investire in cultura, anche se effettivamente non è scontato, anche perché le ricadute non sono immediate, le ricadute si disperdono nel tempo, è ovvio che l'efficacia non è misurabile semplicemente con qualche numero. La nostra attività come scuola è ovviamente un'attività di formazione, un'attività che è finalizzata all'investimento sugli allievi, però da soli fatichiamo perché se sei chiuso su se stesso diventi autoreferenziale. La possibilità fornitaci dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale di interagire fortemente, attivamente tra l'altro in modo bidirezionale col territorio è stato un elemento fondamentale. Presidente Marino Zani del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, il rapporto con la scuola, in particolare con la scuola che crea i professionisti del domani, che saranno protagonisti del futuro più immediato in campo agricolo, ma non solo, visto lo stretto rapporto che collega l'ambiente, il territorio, all'agricoltura e all'economia in questo momento, è fondamentale spiegare anche il ciclo dell'acqua. Come lo fate? Un utilizzo sostenibile della risorsa per il nostro territorio è fondamentale condividerlo e comunicarlo con la scuola e con ragazzi che domani entreranno nel mondo del lavoro. Crediamo che venire a condividere con loro e venire a far conoscere quelle che sono le funzioni del Consorzio di Bonifica, una funzione importantissima come quella dell'irrigazione, vogliamo anche portare a loro conoscenza quello che è il nostro know-how, quelle che sono le nostre attenzioni che abbiamo posto alla risorsa idrica. Di conseguenza, come fare irrigazione, come consigliare l'irrigazione ai nostri agricoltori. Oggi siamo in un mondo dove le nostre aziende hanno bisogno di fare reddito. Si parla di Expo, come nutrire il pianeta, c'è bisogno dell'irrigazione in modo importantissimo. Come farlo? Attraverso un risparmio della risorsa, dimostrare alla società che utilizziamo l'acqua nel modo migliore possibile. Tra le innovazioni più recenti per un'applicazione tecnologica pratica al mondo dell'agricoltura c'è Irrinet, ideato dai ricercatori del Canale Emiliano-Romagnolo, che spicca per riconosciuta utilità proprio tra gli addetti ai lavori in campo agricolo. Oggi qui con questo progetto Acqua e Territorio Lab riusciamo a vedere tutta quella che è la storia delle bonifiche, ma anche il punto di arrivo ai giorni d'oggi. URBER, CER, Canale Emiliano-Romagnolo, quindi e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale si mettono insieme per entrare nelle scuole a far vedere veramente cosa c'è sul territorio, cosa è stato fatto, ma anche cosa possono fare questi ragazzi in futuro con gli strumenti che gli vengono dati in mano gratuitamente spesso. I giovani sono sicuramente più attenti alle nuove tecnologie, internet, cellulari, smartphone, gli sms che hai citato. Ecco, tutte queste cose sono state messe insieme dentro Irinet perché le nuove tecnologie
tecnologie devono aiutare l'imprenditore agricolo e i nuovi agricoltori sono proprio loro, i giovani studenti. L'esperienza è quello che entra veramente nella testa dello studente e quindi vogliamo che loro provino ad usare un programma per capire anche che alla fine le nuove tecnologie, il know-how che c'è sul territorio, anche se noi lo portiamo in Europa, anche se sembra lontano, in realtà è vicinissimo, è facile, è fruibile, è gratuito e porta reddito. Su questo tema, quello anche di sbocco, di opportunità occupazionale, l'Emilia-Romagna in particolare è una regione che dà opportunità nel campo agricolo. Come è cambiato l'approccio da parte vostra? Vi sentite una responsabilità in più oggi che l'industria dà meno possibilità? Assolutamente sì, in tutto il territorio italiano e nella regione Emilia-Romagna in particolare c'è un'enorme crescita in tutti gli istituti agrari e noi non siamo da meno, perché gli studenti e le famiglie si sono resi conto al momento dell'iscrizione dell'enorme opportunità del settore. Noi abbiamo operato anche dei sondaggi in uscita sui nostri diplomati e i diplomati dell'istituto agrario trovano lavoro oltre per il 70% nel giro di 6 mesi in ambiti collegati al loro corso di studio. Diminuiscono gli studenti che scelgono di continuare gli studi e aumentano quelli che effettivamente lavorano. Noi abbiamo una grande sfida di fronte a noi, che è quella di migliorare le opportunità di lavoro coniugando la grande tradizione reggiana in questo campo all'innovazione tecnologica, all'innovazione anche collegata all'Europa e ai nuovi grandi obiettivi di Europa 2020, tra cui sicuramente il raggiungimento di un ecosistema sostenibile è il primo da considerare. Questo progetto è stato un progetto molto interessante, ha portato appunto un bagaglio di esperienza notevole, ha permesso di lavorare sia in campo che all'interno degli uffici della bonifica, ma anche comunque in laboratorio tramite le analisi, appunto ci ha aiutato il professor Galli, ed è stata un'esperienza veramente interessante e penso che abbia aiutato molto. La parte pratica torna veramente utile ed è veramente importante, la base può aiutare a capire molto di più. Tu cosa vuoi fare da grande? Io intanto vorrei affrontare l'università. Dopo l'università prendo quello che viene in questo periodo, si è molto selettivi, però spero di trovare sempre un lavoro nel campo dell'agricoltura, in particolare vorrei diventare una guardia forestale.